Bentornati al nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera, ciao. Beppe. Come stai? Bene? Bene, sì. Benissimo. Sì, sì, sì. Te stai bene? Sì. Abbastanza, non c'è male. Eccolo qua, che ci fai vedere il crocifisso. Eccolo qua. Eccolo qua. Benissimo. No, mettilo dentro, vai. Ma perché? Vabbè, dai. Fai vedere che tu hai le tue tradizioni religiose. Non sono tradizioni, ma insomma. Cosa sono? Sono impegni abbastanza importanti, sono abbastanza credenze importanti. Non sono tradizioni. Gesù Cristo non è la tradizione, dai. Si inizia bene, vai. Si inizia bene. No, questo si parla di tradizioni, che bisogna tenere le tradizioni. Vabbè, è una fede, che cos'è? Una fede. Beh, diverso, è diverso, dai. Quindi sei sposato due volte, possiamo dire così. No, in terra una volta sola. Perché si parla di cose alte. Va bene. A proposito di alto, guarda quel tetto, è alto, ma sta crollando a pezzi. Qui siamo sulla via Sette Ponti. Ponti è un casello numero 2, sì, della ferrovia Arezzo Stia. Ecco. E ci sono rimasto anche due tegoli, sì, che stanno cadendo anche giù. Sì. Io non capisco come mai. Un patrimonio così importante, sì, vedi, via Fiorentina è stato adesso finalmente abbattuto, tolto, sì, perché era nelle stesse condizioni. Un patrimonio così importante, perché meno male è un patrimonio poi storico, i castelli della ferrovia. Se non devono essere tenuti, ma perché non li vendono? Ma perché bisogna buttare via i soldi? Potrebbe essere una risorsa da parte della ferrovia, ma non soltanto la ferrovia succede. Se tu fai caso, anche le casse cantoniere dell'ANAS vanno tutte giù. Non vengono mantenute, non vengono più utilizzate. Alcune le hanno messe all'asta, sono state vendute. Vedi quella Ghigutino, bellissima. Poca roba, sì, rispetto a quelle che ci sono. C'è un'altra bellissima che è al Vallone. Grande, sarebbe una bellissima, sarebbe una bellissima abitazione. La Giassa, non so se l'hanno venduta quella. C'è un'altra bellissima su sopra Santa Mama, vicino prima di Santa Mama, anche quella sta cadendo. Non ho capito perché un patrimonio importante, storico, non venga venduto a privati in modo che lo possano mantenere. È tanto bello passare da qui, andare verso il Palazzo del Pero, le ville Monterchi, e vedere i vecchi castelli, le vecchie stazioni della vecchia ferrovia dell'Appennino, che sono stati conservati così come erano da privati. In effetti, quando passiamo possiamo dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, vedi, qui ci passava la ferrovia, questo è un reperto storico della ferrovia. Non l'ho capito perché qui non si possa fare altrettanto. Cioè, tu in questo casottino di cosa ci vedresti? Ci stava una famiglia qui, non è un casottino. Sì, va bene. Ma ora nel 2016 cosa ci vedresti? Lo metto a posto, lo vendono, lo sistemano, lo danno alla famiglia che ci può abitare tranquillamente. Perché sotto c'è la cucina con focolare e bagno, sopra ci sono due camere. Quel bel garage che ormai è rimasto semiscoperto. Vabbè, è semiscoperto. C'è qui, è stata fatta anche la giunta di dietro, che generalmente le caselle non c'è. Quindi questa è abbastanza grande. Non ho capito perché. Tanto la ferrovia è protetto perché c'è la rete. L'accesso lo dai dalla parte di qua. Se c'è il passo carrabile fatto, non ho capito perché. C'è tante persone senza casa. Ma di chi è questo immobile? Linea Ferroviaria Italiana. Linea, quindi ho capito. Quindi RFI, sai? RFI, Rete Ferroviaria Italiana, è la vecchia LFI, è la ferrovia Arezzo Stia, e così sinceramente. Non è RFI, è quella di. Non è. Allora è LFI. LFI. Ah, capito, RFI. Così sicuramente sulla Siena Lunga sarà la stessa cosa. Sì. Io penso che sarebbe logico tenerli come si deve, o altrimenti, se no, prima che arrivino a queste condizioni a batterli, così facciamo più bella figura che trovare un rudere così davanti entrando in città. Tra l'altro, cosa ci cresce lì? C'è anche una vegetazione, qualche cultura, secondo te? Cultura. Ma non è che sarà una vecchia vite quella? Infatti mi sembrava, ti volevo trovare una vecchia vite che secondo me faceva da pergola, da ombra anche. Ah, c'è ancora il numero civico. Chissà, sì, poi questa famiglia dove è andata a finire, se che sono, magari sono morti o sono andati via da altre parti. Ma io li conoscevo, specialmente il figlio, sì, perché sta abitando via Fiorentina, ci si bazzicava. Adesso è tanto che non l'ho rivisto, però sinceramente. E qui si erano in affitto poi? Gestivano il passaggio a livello. Ah, gestivano personalmente, che bello. Fino a che anno? Ma fino, penso, a metà anni 60 è successo. Si parla di 60, forse primi anni 70. Quindi è disabitato dagli anni 70. Sì, sì, c'era il passaggio a livello a mano e quindi veniva il casellante cosiddetto, procedeva alla cesura delle sbarre quando passava il treno. Visto quello che è successo il maltempo del 13 luglio scorso, quelle folate di vento, è anche pericoloso perché se parte questi tegoli. Sì, penso proprio di sì. Qui ci fu anche un grosso incidente. Perché una volta tolto il casellante vennero tolte le barriere
E una domenica pomeriggio una famiglia di Ravenna morì interamente in questo passaggio a livello, ci furono 5 morti. Senti? Fece 5 morti, da allora rimisero le barriere. Era un giorno, un temporale fortissimo, si confusero, non vedono le segnalazioni di stop col segnale rosso e purtroppo morirono tutti. Ecco, il segnale rosso è arrivato che ci dice che siamo in chiusura. E sta passando il treno. E qui quando ti trovi qui però, Beppe, belli treni, belli tutto, ma quando ti trovi qui fermo in questo punto non sei proprio contento che sei qui con l'auto. Questa spiegamela, perché? Ah, ti sei contento quando trovi il rosso del passaggio a livello? Ma più contento del rosso del passaggio a livello che del rosso della strada normale. Meglio questo. Vabbè, guarda, che ecco il treno dal Casentino. Due è meglio questo. Eccolo qua, c'è sempre un buon numero di persone. Sempre, questa è la linea trafficata, sì, molto molto trafficata. Al contrario della segna lunga che veramente non va. Questa è molto molto utilizzata, anche perché il Casentino ha una strada soltanto, sempre congestionata. E poi i ragazzi dal Casentino vengono tutti a scuola d'Arezzo, quindi è sempre pieno. Bene, grazie. Ogni tanto ci piace parlare, che l'abbiamo già fatto, di stazioni antiche, di linee antiche. Buona serata. Ciao.